No, amore, non ti posso inquadrare perché sei piccola ancora. Quando sei più grande, fai video con lo zio. Ragazzi, sto parlando con la mia nipotina Grecia, che non vi posso mostrare per una questione di privacy. E no, papà e mamma non vogliono. Mi vuoi tenere tu la videocamera? Ma no, non puoi, non puoi farti vedere, non puoi! Guarda, guarda lo zio, guarda che bello, guarda nello schermo. Non sono bello, Grecia. Quanto sono bello? Due zii, perché ci sono due zio? Perché sono talmente bello che uno non basta più. Cioè, bisogna sdoppiarsi perché c'è troppa bellezza, capito, amore? Ah, avete visto? Ciao ragazzi, benvenuti in... No, no, amore, no, però non fare così. Benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono con la mia nipotina Grecia, che non vi posso mostrare, anche se ragazzi vorrei tanto farlo, ma per una questione di privacy, perché la bambina è troppo piccola, non la posso mostrare. Purtroppo non dipende da me. Però, amore, io sto facendo il video. Che idea, che idea? No, non toccare gli altri animali, ok? Ragazzi, la mia nipotina ha adocchiato i pupazzini di Harry Potter. Grecia, vieni qua. Non possiamo far vedere i pupazzini perché dobbiamo far vedere un'altra cosa. Che cosa dobbiamo far vedere oggi? I nostri amici, come si chiamano? Come si chiamano? Non si chiamano Harry Potter, no? Si chiamano Chip e Chop! Ragazzi, vi faccio vedere gli ultimi arrivati in casa Bella Vita. Guardate i nostri Chip e Chop. Guardateli, ragazzi. Sono due cricetini. Chip e Chop. Guarda che piccolo, Chip e Chop. Questo chi è, Chip o Chop? Ciao Chippy. Ebbene sì, ragazzi, finalmente siamo riusciti ad avere anche due cricetini. Abbiamo galli, galline, coniglietti, pulcini, di tutto, ragazzi, gattini, di tutto. Adesso ci mancavano soltanto i cricetini. Amore, sei contenta dei nostri amici Chip e Chop? Ma me lo dai un bacino? Come aspetta? Ora lo voglio questo bacino io. Un bacino allo zio. Devi giocare con quelli cricetini. Bene ragazzi, abbiamo questa gabbietta per la gioia della mia nipotina che voleva appunto due cricetini. Ovviamente ragazzi, non possiamo lasciarli da soli perché la bambina è ancora troppo piccola e potrebbe fargli del male. Quindi noi dobbiamo prima di tutto insegnare alla bambina come si rispettano gli animali. Perché ricordatevi che non sono giocattoli, ma sono appunto, diciamo, delle anime e quindi vanno rispettate. Grecia, guarda Chip e Chop. Non è Pushu, non si chiama, perché li chiami Pushu? Allora, quella è la gabbietta. Che ridi, che ridi? Allora, questa è la gabbietta, loro hanno le loro scale, hanno qui il beccuccio per l'acqua e lì hanno la ruota, ragazzi, incredibile, è una cosa bellissima, con questo tubo possono giocare. Io voglio aprire Vuoi aprire questo? Ah, c'è pure la casetta, guarda, Grecia. Che cosa dobbiamo fare, Grecia? Dobbiamo aprire? Come si chiamano loro, Grecia? Chip Chip e Chop, brava, perché devi imparare anche tu a ricordare i dai, nomi. dai, dai, dai. Devo aprire? E certo, li dobbiamo far vedere qui ai nostri vichinghi. La mia nipotina è al settimo cielo, ragazzi, sta impazzendo perché ci vuole giocare. Adesso, fra poco, li andiamo a prendere. Che cosa vuoi fare? Vuoi riprendere tu con la videocamera? Batti il 5. Quanto sei bella, Grecia! Ma lo zio è pure bello come te? Perché fai Devi dire sì, zio, sei bello. Zio, sei bella. Grazie. Falsa. Grecia, ma sei contenta che adesso andiamo a prendere i cricetini? Allora, ragazzi, lì c'hanno i semini. Ovviamente è una cosa spiacevole, è che ovviamente fanno cacca dappertutto. Guardate, ragazzi, sono riuscito ad aprire il tubo. E qui c'è il nostro Chip. Piano piano, guardate Chip. Finalmente si presenta ai nostri vichinghi. Dai, Chip. Piano piano, amore. Guardate, ragazzi, incredibile. Scatto felino. Oserei definire scatto. Sì, felino è una parola. Piano, Grecia, piano. Mi fai volare pure la videocamera. Vi faccio notare una cosa. Praticamente i nostri Chip e Chop sono all'interno della casetta e guardate cosa sta facendo Chip. Si sta mangiando una mandorla. Guardate il nostro Chip. Cioè, incredibile.
È incredibile, ragazzi. Chip, facci vedere come sgranocchi la mandorla. Eccolo, eccolo. Ciao, Chip. Saluta i nostri vichinghi. Ragazzi, sembra un po' Stuart Little. Ciao, Chip. Incredibile. Fa un po' impressione così. Grecia, ma come ridi, zio? Guardate, ragazzi. No, amore, non è un giocattolo, è un animale. Piano, non mi tirare il braccio! Chip, ma che fai? Vuoi salutare i nostri vichinghi? No. Allora, chiamalo, Grecia, diglielo, piccolo, vieni qua. Piccolo, vieni qua. Dai, Chip. E quello sta pensando a mangiare, cioè... Aspetta, aspetta, mi è venuta un'idea. Guarda cosa faccio adesso. Prendo la mandorla. Grecia, gli ho rubato la mandorla. Vieni, gli ho rubato la mandorla, guarda, Grecia. Adesso... prendo la mandorla, vediamo se si avvicinano. Ragazzi, se si avvicinano, veramente me ne vado. Hai visto, amore? Guarda, vieni qua nella casetta. No, ragazzi, sta mangiando. Oh mio Dio, ragazzi, non ci posso credere. Tieni, aspetta. No, è scappata. Vieni qua, te la lascio qui. Guarda, Grecia, sta mangiando. Guardate quanto è piccolo, ragazzi. Guardate, si fa coccolare quello. E mentre la nostra Grecia sta provando ad approcciare con i cricetini, vi volevo ricordare che appunto sono animali molto timidi, molto... Che c'è? Che c'è? È uscito? Sono animali molto diffidenti perché sono piccoli, hanno paura veramente di tantissime cose, quindi diciamo bisogna andare con molta cautela. Pensate che Grecia sembra veramente più esperta di me, ragazzi, è una cosa incredibile. Cioè, Grecia, ma sei veramente brava! Ci sai fare con gli animali? Allora, ragazzi, il mio sogno è quello di farvi vedere Chip che fa la ruota. Sono Chip! Allora, vediamo se il nostro Chop viene fuori, visto che lui è rimasto nella casuccia. Niente, ragazzi, si sta mangiando le unghiette. Guardate, si sta spulciando per bene. Vieni qua, Chip. Ragazzi, vediamo se si avvicina. Vieni, guarda che bella mano comoda che ho. No, Grecia, mi rovini però così. La ruota. La ruota, ragazzi, non ci posso credere. Ragazzi, è veramente adorabile. È subito la mandorla si è mangiato. È veramente super buffo. Guardate. Ma cosa ridi, Grecia? Cosa ridi? Guardate un po'. Guardate come mangia. Oh, piano, Chip. Quello è il mio dito. Ragazzi, è incredibile! C'è incredibile, guardate come mangia! Guardate, ragazzi, nella ruota! Incredibile, ha spinto la mandorla! Oh, ma sei veramente intelligente, però! Sei intelligente, Chip! Sei veramente sveglio! Guarda, ti ho messo la mandorla lì! Dai, vediamo se riesci a mangiarla! Ragazzi, guardate quanto è buffo! Cioè, guardate, ragazzi, ma si può avere un animale così? Fa ridere! Guardate, sta mangiando la mandorla, questa volta non la molla! La vuole portare a casa? Incredibile, mentre Chop se ne sta all'interno della casa. Ragazzi, sono veramente degli animali adorabili. Pensate che sono super buffi, mangiano tutto il tempo, sono molto tranquilli perché stanno veramente in pochissimo spazio e devo dire che mi sto divertendo tantissimo perché diciamo che guardarli è una gioia agli occhi. Allora, Grecia, dobbiamo cercare di farli uscire per farli vedere ai nostri vichinghi, quindi adesso mi impegnerò affinché questo possa accadere. Ti ha dato un morso? Dove? No, un morsichino ti ha dato! E forse gli sembrava una nocciolina, Grecia. Chip, vieni qua. No, ma perché scambi sempre la videocamera per cibo? Piano, piano, la ruota, la ruota! Incredibile, Grecia, la ruota, hai visto? Che cosa? Che cosa vuoi? Come si chiama questo? Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. E dammi un bacio però. Mettiamolo qua, vediamo che cosa succede. No. Sì. No, perché no? No, vediamo. Niente, ragazzi, Grecia è gelosa pure di Harry Potter. Bene, ragazzi, questo video di oggi finisce qui. Vi ho fatto conoscere Chip e Chop, i due nuovi arrivati. Fatemi sapere qui sotto se anche voi avete un cricetino o dei cricetini. Sono animali fantastici, sono super belli, probabilmente ve li riporterò in un video. Anzi, scrivetemi qui sotto se volete altri video con Chip e Chop. Lasciate un like, iscrivetevi al canale. E attivate la campanella. Io ti amo, io invece ti amo. Ragazzi, ci rivediamo ad un prossimo video e ciao! Whoa!